Ciao, eccomi qua per un altro video. Allora, volevo farvi vedere come realizzare questa decorazione che ho fatto così per un'occasione e oggi volevo farvi vedere come realizzarla. Allora, prima di tutto si stende il monocolore. Io lo faccio nero in modo da far risaltare insomma i colori. Poi voi decidete di fare quello che meglio credete. Allora, si stende il colore su tutta la superficie. Una volta steso, si prende lo spot e si prendono dei colori a piacere. Io ho preso rosa, azzurro e blu, diciamo. E questo colore fango. Allora si fanno dei pois. Ecco, il colore è fresco, non è stato catalizzato, eh. Possono essere grandi, piccoli, di varie misure. A vostro piacimento. Poi prendiamo il blu e facciamo lo stesso lavoro. Se si allargano, non importa. Ecco, tentate di non, cioè se fa il filo come in questo caso qui, evitate di tirarlo e che il filo del pois vada fuori il cerchio perché altrimenti poi rimane brutto. Un attimo che pulisco uno spot, poi prendiamo l'ultimo e andiamo a metterli. È divertente questa nail art. Ok, ci siamo quasi. Perfetto. Ora con un pennellino piccolino, io uso uno zero, andiamo a tirare molto semplice. Direzione del, diciamo, del pallino la decidete voi, eh. Tipo questa l'ho fatta verso il basso, questa magari la possiamo fare da quest'altra parte per riuscire poi a completare, magari questa la facciamo di nuovo verso l'alto, questa verso di qua, così da non lasciare magari degli spazi vuoti. È semplicissimo comunque, la può eseguire chiunque. Ok, questo lavoro terminato, vado in lampada a catalizzare. Eccoci, la catalizzazione del lucido è finita perché una volta che è stato poi messo in lampada, tutta la decorazione che abbiamo fatto ho sigillato con un sigillante, quello che solitamente e abitualmente usate, e quindi questa è il decoro che oggi ho deciso di proporvi, che è quello che io ho sulle mie unghie. Ok, si
Spero che vi sia stato utile. Al prossimo video. Ciao!